Sì, lo so, lo so. Non mi trovate più su Facebook, c'è chi mi ha dato per disperso, chi ha pensato il peggio. In realtà è stata una scelta dolorosa, difficile, che ho dovuto affrontare parlando con il mio manager, tra virgolette, perché mi è stato affibbiato un manager, e ho dovuto fare questa scelta. Comunque, non è che sparirò dalla circolazione come molti di voi hanno pensato, tutt'altro, mi farò apposta una pagina fans su Facebook e rifarò un account Twitter. Che dopo la bellezza di 5 mesi ho capito a cosa serve Twitter e come va utilizzato. Questa scelta, ripeto, è stata una scelta un po' forzata, un po' voluta dal sottoscritto. Servirà per porre più ordine, per evitare casini, conflitti con la privacy e cazzi e mazzi vari. Avevo in mente di fare questo video già da un casino di tempo. Poi è capitato proprio a pennello il video della bambina, che va tanto di moda e spopola tanto su internet in questi ultimi giorni, in cui c'è appunto questa bambina che dice: "Ma io andrò a scuola, vi ammazzerei tutti", e un sacco di troiate. Vabbè, poverina, voi dite, è una bambina, 10 anni, non capisce una fava. Avete anche ragione, ma siccome non è l'unico video che vedo contro la scuola o che sfotte la scuola, io arriverò a fare la controparte, cioè io difenderò a spada tratta la scuola e vi spiegherò perché la scuola è una gran figata. E è una cosa importante nella vita, senza cadere nei discorsi retorici da maestrino. La scuola è infatti il luogo in cui si generano le prime esperienze. Voi direte, come? Beh, se voi ci pensate, la scuola è obbligatoria fino alla terza media, e poi quasi tutti andiamo a fare le scuole superiori, poi alcuni le abbandonano. Altri escono correttamente, c'è chi viene bocciato. Io ho un amico, mio migliore amico, che ancora un po' c'ha un figlio e va ancora a scuola, ma questo è un altro discorso. Però in linea di massima la scuola accompagna la preadolescenza e, vabbè, l'infanzia, la preadolescenza e tutto il periodo dell'adolescenza. Questo non vuol forse dire che all'interno della scuola si creano tutte le nostre prime esperienze più importanti? Perché? Perché siamo tutti d'accordo nel dire che nell'adolescenza, cioè l'adolescenza è il periodo più bello della vita. Altro discorso è quando si cresce, poi c'è il lavoro, mille impegni, mille obblighi, mille doveri, responsabilità, mentre il periodo adolescenziale è quello in cui uno è un po' più libero e si diverte di più. Ora, voi direte, sì, ma cosa c'è di bello a scuola? Beh, io parlerò per esperienza personale. A scuola si creano i primi conflitti, i primi amori. Le prime amicizie. Ah, soprattutto i primi amori, gli amori sui banchi di scuola. Che vogliono essere tenuti segreti a tutti i costi, non lo dire in giro che poi chissà cosa dice la classe, poi pensano male, e poi succede il casino, non lo dire a nessuno, poi alla fine lo sanno tutti, e si sparla di te, e quando cammini e sali le scale c'è il tipo che ti piace, e abbassi lo sguardo, oh ma lui t'ha guardato, e la compagna di banco gelosa, il compagno di banco rompipalle, insomma un sacco di esperienze accadono all'interno della scuola, perché conosciamo un sacco di persone che vediamo, per fortuna o purtroppo, quotidianamente, quindi nel bene o nel male, ci ritroviamo a convivere una grande parte della nostra vita con un sacco di persone totalmente diverse l'une dall'altre. C'è il secchione, c'è la fighettina, c'è il bello, c'è il bello dannato, c'è quello che studia ma non studia, il bullo, e insomma è bello alla fine. Si crea veramente quella che è una classe unita in cui si vanno a condividere tutte le cose. E fidatevi. La scuola sarà il periodo in cui vi mancherà di più quando crescerete. E voi direte: ma che cazzo stai a dire, Ned? Ma a me la scuola, ma va a svegliarmi ogni mattina presto per andare a scuola e non ho studiato e poi prendo il brutto voto e i litigi. Invece crescendo vi mancherà tutto questo, perché vi renderete conto, e guardate, ci metto la mano sul fuoco, e parlo appunto non solo per mia esperienza diretta, ma per anche l'esperienza dei miei amici, che quando poi arriverete al mondo del lavoro o dell'università, o poi dell'università successivamente al lavoro, tutto cambierà. Beh, di solito iniziano già le cose a peggiorare raggiunta la maggiore età, perché si perde tutto ciò che c'era di divertente, si viene sommersi da obblighi e responsabilità. E vi mancherà anche, paradossalmente, svegliarvi presto con il muso, insomma, tutto sfatto, con la cicatrice del cuscino sotto l'occhio, preparati in fretta, arrivi in ritardo, entra la seconda ora, la giustifica. Tutto questo vi mancherà, perché quando ci penserete in futuro vi farete delle grandi risate e direte: ah, come vorrei essere ancora a quei tempi. Senza contare che la scuola crea la cultura.
E anche qua qualcuno potrebbe storcere il naso e dire: ma a me che cazzo me votte della cultura? In realtà la cultura è una cosa importantissima. È il parametro di valutazione che vi servirà in un futuro quando avrete un bel lavoro. Quando avrete la vostra Louis Vuitton da 800 euro e i vostri non sganceranno più i soldi e prima o poi un lavoro ve lo dovete trovare e dei soldi ve li dovete fare voi, vi renderete conto che se volete spendere 800 euro per una borsetta di Louis Vuitton dovrete avere delle entrate economiche consistenti, dovrete mantenere la casa, le spese, il mangiare, più tutti i vostri lussi. Come fa una persona ad avere tanti lussi? Ha tanti soldi. Come si fa ad avere tanti soldi? Ci si trova un bel lavoro. Ma per ottenere un bel lavoro, che poi oggigiorno è sempre più difficile, serve non solo una grandissima qualità relativa a quel campo del lavoro, non solo devi essere veramente cazzuto e bravo, ma devi anche avere una buona cultura. E ora voi direte: ma non è vero, Ned, ma adesso nell'Italia di oggi nessuno va più avanti con la cultura. Non è vero, io stesso ho fatto un lavoro che se non avessi avuto una determinata cultura non avrei mai potuto fare. E quel lavoro ad oggi mi ha fruttato un bel po' di soldi. Poi adesso faccio altri lavori che comunque vengono ben pagati e tutto questo lo devo alla mia cultura. E poi non ci dimentichiamo la parte più importante, cioè il fatto che la cultura è ciò che distingue le persone. Infatti, se pensiamo a una persona totalmente priva di cultura, ce la immaginiamo grezza, rozza, con cui non è bello neanche parlare. Io penso come fanno certe persone a star sedute al bar e le uniche domande che riescono a fare è: come stai? Da dove vieni? Quanti anni hai? Che scuola hai fatto? Che lavoro vuoi fare da grande? Ti piace il calcio? Che squadra tifi? Cosa fai oggi? Cosa farai domani? Vai a ballare? Queste conversazioni ridicole, noiosissime, che vorresti tirarti un chiodo, vorresti spararti un chiodo con una sparachiodi nelle palle e vorresti dire alla ragazza o ragazzo in questione un po' di originalità, cioè alla fine diventa il solito questionario. Poi se voi uscite con tante persone, magari avete tanti appuntamenti diversi, non ne potete più, dite: ma basta, ma sorprendimi, fammi una domanda originale, dimmi, non so, hai letto l'ultimo libro di Kafka? Ti piace Paolo Giordano? Hai visto chi ha vinto il Nobel? Cosa ne pensi dell'ultimo film di Tarantino? Stupiscimi, dimostrami che abbiamo degli interessi in comune, ma per avere degli interessi in comune, per parlare con certe persone, devi avere una cultura. Immaginate se siamo ad un ristorante elitario, quello dove c'è la bella gente, che non è per forza la gente con la puzza sotto il naso. Magari la gente ok, con la bella macchina, la bella vita, la bella villa, raffinata, elegante. Ripeto, non è per forza la gente ipocrita. Io ho persone così, ad esempio il mio grande amico è così, ma è una bravissima persona. Però con lui devi avere una certa cultura per parlarci, se no prende, alza i tacchi e se ne va. La cultura generale, quella che si chiama cultura generale, è quella che ti consente di ricevere la stima di chi sta attorno, che siano dei tuoi amici o il tuo datore di lavoro. E se hai degli amici che ti stimano, anche se hai poca cultura, vai tranquillo che loro sono più inetti di te e non sono neanche veri amici. Dopo un po' ti annoierai, ti scoccerai. Ok, che però esistono tante problematiche all'interno della scuola, come ad esempio il problema più comune a tutti, il bullismo. Io ho avuto una particolare esperienza col bullismo. Non sono mai stato picchiato e non mi hanno mai fatto chissà, non mi hanno mai creato grandi problemi. Però io ero uno di quelli che ci teneva molto a prendere voti alti a scuola e quindi veniva spesso sfottuto. Mi rendo conto che ci sono situazioni molto più difficili e mi dispiace, in cui si arriva alla violenza fisica. Ma a tal proposito, non ve la fate addosso, rivolgetevi a chi di dovere. Picchiare una persona, mettere le mani addosso a una persona è un atto illegale, punibile legalmente. Quindi la legge vi difende, la Costituzione vi difende. Avete un preside, avete delle autorità all'interno della scuola a cui dovete rivolgervi. Io lo so che potreste essere spaventati perché magari dite: eh sì, però poi chissà le ripercussioni dopo. Ma fidatevi che quelli che fanno tanti bulletti non valgono una sega, al massimo tirategli un pugno in faccia. Io ho conosciuto gente che faceva veramente brutto, come si suol dire, e non facevano i bulletti a scuola. Chi fa il bulletto è quello che io chiamo il galletto, tutto fumo e niente arrosto. Ah, questa era carina. Il galletto, tutto fumo e questo è un tocco di classe. Allora, no, cioè. Allora,
non vi fate spaventare da gente che vuole solo fare lo sgargiante perché non ha niente di meglio da fare e allora o vi mette le mani addosso o vi insulta. Non valgono niente. Rivolgetevi alle autorità competenti, detto così sono un po' strano. Fatevi difendere, vedrete che questi poi se la fanno addosso più di voi, perché è gente che non conta niente. In più, la cosa più bella che vi capiterà, come nel mio caso, è avere una rivincita, che sarà la rivincita che vi darà la vita. Queste persone, infatti, andando avanti con gli anni, si ritroveranno ad avere un lavoro mediocre, pallosissimo, a far fatica per portarsi lo stipendio a casa. Le donne non li cagheranno più, e voi sapete perché? Perché la donna vera, la donna figa, quella per cui magari qualche maschio si fa i rasponi guardando la foto sul giornale, la vera donna non vuole solo un uomo affascinante o comunque di bell'aspetto, ma lo vuole anche con un bel lavoro, intelligente, con dei soldi, perché alle donne i soldi piacciono. Non sto dicendo che vi dovete comprare una donna, ma vi sto dicendo che una donna, se vede che siete carini, affascinanti, colti, eleganti, interessanti, avete un bel lavoro e dei bei progetti, bam, è vostra. Questi bulletti, e io ne conosco molti, adesso si ritrovano, capito, ancora un po' a stare sotto i ponti perché non hanno più niente, non, nessuno più che se li caga, tra di loro hanno litigato, non sono più amici, vivono una vita tristissima e misera. Io, alla faccia loro, ho una bella ragazza. Ho una bella famiglia, ho dei bei soldi che mi arrivano, mangio bene, bevo, scopo, faccio quello che voglio, mi diverto, vengo pagato bene, ho un pubblico che adoro, adesso dovrò pure lavorare in televisione se tutto va bene. Quindi alla faccia di tutte quelle persone che vi hanno sfottuto, poi me le mettete nel culo alla grande, quelli che ti venivano a dire: ma cazzo studi, zio, ma come stai messo, ma vieni a farti le canne. Passeranno gli anni e vi renderete conto che tu sarai quello che passerà con la super macchina di lusso, e loro saranno quelli rimasti al baretto senza una lira, con la barba, brutti, ciccioni, ubriaconi, mentre tu sulla tua bella Lamborghini con la super figa di lusso. E se ve lo dico io, potete fidarvi, io ho preso una rivincita enorme su queste persone. Quindi abbiate fede e il tempo sistemerà questi scarti nel loro posto, nella discarica. Voi puntate ai grattacieli e guardateli dall'alto. El endeudamiento que tiene empresa, la capacidad de endeudamiento que tiene empresa para hacer frente con sus pasivos. E come non parlare delle manifestazioni? Io adoravo le manifestazioni, le ho sempre adorate. Perché? Non tanto perché così non andavo a scuola, perché sinceramente andavo molto poco a scuola, studiavo molto ma andavo poco, perché mi piaceva vivere una vita un po' così, un po' notturna. Però andavo benissimo a scuola, ho sempre avuto ottimi voti, facevo un liceo scientifico importante, sono uscito con 87, quindi mica cazzi. Però io adoravo le manifestazioni non per saltare la scuola, ma per la gente che le utilizzava per saltare la scuola. Andando a manifestare come un branco di comunisti, a volte erano un branco di comunisti, ma senza sapere per cosa manifestassero. Un po' come quei ragazzi che vedi in giro con la maglietta di Che Guevara e non sanno un cazzo di Che Guevara. Un po' come quelli che vogliono fare gli hipster alternativi e c'hanno una reflex che costa 10.000 euro e tu dici: sti gran cazzi, alla faccia della miseria, alla faccia dell'hipster alternativo. Quindi io ho sempre trovato spassosissime le persone che andavano a manifestare senza sapere per cosa, o quelle che pensavano di saperlo perché avevano sentito qualche luogo comune da qualche parte, una notizia al telegiornale, e semplicemente te la ripetevano, no? Sentivano per cosa si manifestava e te lo dicevano, ma in realtà loro non gliene fregava niente di manifestare di quella cosa. Li ho sempre trovati ridicoli. Cioè, se non volete andare a scuola, perché dovete per forza usare una manifestazione che magari è andata a manifestare contro un qualcosa di controproducente nei vostri confronti? Più che altro statevene a casa un giorno qualsiasi e dite a vostra mamma che avete la febbre. Prendete il termometro, come facevo io, mettetelo sulla lampadina, fatelo scaldare, andate da vostra mamma col termometro e fatele vedere quant'è la vostra temperatura. State attenti perché una volta il termometro è esploso. Stai col cranio. E ovviamente un'altra cosa fondamentale della scuola, una parte sono, cioè forse la parte più importante sono i compiti in classe, le verifiche, i compiti a casa e le interrogazioni. Ciò che fa strage di studenti, quello che fa scrivere post su post a gente che, oddio, troppo sbatti di studiare, sto impazzendo, Sallustio mi sta rompendo i coglioni e cose di questo tipo. Ora, io vi potrei dare qualche consiglio, premettendo che trovo ridicoli chi poi
non studia, non fa un cazzo, viene bocciato e ha pure la faccia tosta di scrivere su Facebook: oh, sono stata bocciata, cioè minchia zio, sono una bulla, capito? I don't give a fuck. Lasciate stare queste persone, cioè le persone che se la tirano perché sono bocciate, non so, sono più ridicole di Berlusconi che prova a fare il political correct mentre c'ha la escort di fianco che se la schiaccia pesantemente in Parlamento. Perché sono ridicoli? Ma perché, scusa, io non capisco cosa ci sia di divertente nel dire sono stata bocciata. Dimostri di essere stata una capra. E tutti siamo capaci a fare delle capre. Cioè, non è che tu mi stai dimostrando che sai far che hai fatto qualcosa che nessun altro ha fatto. Mi stai solo dimostrando che sei una capra, che non ha voglia di applicarsi e che non vali un cazzo. Perché sei una capra. Sai quante capre ci sono? Al pascolo. Quindi non è che adesso devi fare la figa, la sgargiante, sono stata bocciata. Io ti trovo ridicola. O come direbbe una meme, watch out, we are dealing with a bastard here. Le interrogazioni offritevi sempre, sempre, sempre. All'inizio, subito. Studiate tantissimo il giorno prima, vi offrite e poi mentre gli altri sono lì a tremare per paura dell'essere interrogati, voi avete già il vostro voto, siete lì, sorseggiate un Cuba Libre con i vostri Ray-Ban e vi sfottete alla grande. Alternativa altrettanto intelligente per chi se la fa un po' addosso all'essere interrogata subito è di posizionarsi, come facevo io, di fianco agli interrogati, prendere nota. Io usavo l'iPod, l'iTouch all'epoca. Oppure potete prendere un foglio, una carta e penna e niente, vi segnate le domande, le risposte. Dopo 3-4 interrogazioni vi renderete conto che molte le fanno sempre, saprete come va l'interrogazione, quindi voi vi preparate e vi proponete il giorno dopo. Comunque sempre proporvi, mai aspettare che sia lui a chiamarvi, perché magari c'è la giornata no, avete le vostre cose, avete litigato col vostro ragazzo, la giornata prima avete fatto un mega rave party e siete tornati minchia tutti sconvolti. E quindi fatevi sempre, sempre, sempre interrogare di vostra spontanea volontà. Per i compiti, c'ho la mia mamma che testimonia, io non sono mai stato uno che faceva tanti compiti. No. Però, appunto, però quando li facevo, facevo delle figate allucinanti. Cioè magari una professoressa mi diceva, fai riassunto di questo, io, proprio perché appunto non ne facevo tanti, non solo facevo riassunto, ma facevo cose in più. Magari scrivevo tutta la biografia dell'autore, le mie impressioni personali, e le consegnavo un plico così di roba, tanto che lei poi mi avrebbe perdonato tutte le altre volte in cui non avevo svolto i compiti. Giocate sempre di astuzia. E a tal proposito, sfatiamo quel cazzo di mito, i professori ce l'hanno con me! Dai. Guardiamoci in faccia. Seriamente. Volete dirlo a me? Pensate che me la beva? Anch'io sono stato uno studente. I professori non ce l'hanno con voi. Ce l'hanno con certi vostri atteggiamenti. Ma siete voi gli idioti che non... Che, cioè, scusate, se io ti dico non fare questo e tu continui a farlo, ma pensi che per divina provvidenza il professore ti grazierà? Se un professore vuole che fai le cose in un certo modo, falle in quel preciso identico modo. Io in italiano, i primi 2 anni... E quando facevamo i temi prendevo voti relativamente bassi, 6, 6 e mezzo, al massimo 7, mia mamma se lo ricorda. Questo perché avevo un professore che non sopportava il mio modo di scrivere. Nonostante io fossi il più bravo della classe a scrivere, infatti ho scritto anche dei racconti e sto scrivendo un libro, non gli piaceva proprio il mio stile. Allora io cosa ho fatto? Fate le persone furbe, adattatevi al suo modus operandi. Cioè, non dovete essere arroganti, dovete essere umili. L'umiltà è tutto nella vita. Da che pulpito. Però, davvero, siate umili e adattatevi alle loro richieste. Vedrete che poi li farete addirittura soddisfatti. Anzi, io mi ricordo questo professore che poi venne da me e mi disse: ah no, beh, noto che finalmente ti sei dato da fare. Cioè, stava notando che mi stavi impegnando a far come voleva lui. E alla fine siamo arrivati persino al 9. Potete cominciare il vostro test. Adesso. Il cane fa? Ebbene, siamo giunti alla fantastica conclusione anche di questo video, durato troppo. Oh ragazzi, io in video, lo dico non so, youtubers, ascoltatemi, miei colleghi, io in video, voi che riuscite in 7 minuti a dire quanto ho detto io non ce la faccio. Sarà anche perché magari tratto argomenti... non lo posso dire. No, non è che loro non trattino argomenti seri, però magari puntano magari di più a far ridere... Però no, aspetta, non è vero, col cazzo, ci sono degli youtubers che tra l'altro io stimo che fanno video anche di 40 minuti. Quindi no, adesso non è che solo perché un paio di youtubers fanno i video corti. E che cazzo, qua non è che siamo qua per ridere, siamo qua per riflettere.
Come disse un saggio, tutti sanno far ridere, pochi sanno far riflettere. Detto questo, appunto, vi saluto e vi mando alla seconda parte, che è in collaborazione con un mio amico YouTubers, e non è per leccargli il culo, voi dite sì, vabbè, suo amico gli fa la promozione, è veramente bravo. Poi magari non è il vostro genere, ma vi ritrovate uno dei pochi YouTubers intelligenti che parla un linguaggio stupendo, forbito, termini appropriati. Tono della voce splendido, è molto rilassante sentirlo parlare. Argomenti trattati originali, fa un sacco di video. Quindi lascio la parte più corposa, quella più dura, quella più interessante. No, dai, che poi sembra che ho fatto la parte meno interessante. Diciamo, una parte molto importante del video sulla scuola, la seconda lui la caricherà sul suo canale, non più sul mio, e vi metterò il link qui. No, dai, qui. No, qua, qua, qua. Cliccate qua. Oh! C'è le dita che. Wow! C'è le dita che si dissolvono nella luce! Wow! Metterò qua la parte video. Cliccate qua e andrete a vedere. Un abbraccio a tutti, alla prossima! No, mi è venuto male. Farò il cavallo. No, non so fare il cavallo.